parlare di rumore in termini acustici o in termini anche musicologici, secondo me, non ha un granché di senso. Credo che abbia più senso parlare di rumore in termini percettivo. Il rumore rimanda ad un'esperienza che è soggettiva, non è oggettiva. Quello che per me è rumore potrebbe non esserlo per Luca o potrebbe non esserlo per voi. In generale, per me il rumore è ciò che mi disturba, sono dei fenomeni acustici che mi disturbano. In questo senso, moltissimo suono della televisione è rumore per me, moltissima, il 99% della musica di sottofondo è rumore. Viceversa, quello che per altri è rumore, talvolta per me è suono, e suono per me è qualcosa che non mi disturba, ma al contrario mi chiede di essere ascoltato, richiede la mia attenzione, richiede la mia attività e quindi il mio andare verso di lui, la mia curiosità, la mia eccitazione e così via. In questo senso gli intonarumori sono suoni, non sono rumori. Per delle ragioni acustiche che non vale la pena di affrontare qua, ma insomma, se qualcuno fosse interessato ne possiamo sicuramente parlare, hanno una ricchezza interiore come suono, pur essendo come nome intonarumori, assolutamente infinita. Gli intonarumori, appunto, tra l'altro hanno un meccanismo piuttosto geniale per cui una sorta di intonazione si riesce a ottenere un po' con tutti. Il suono, personalmente, quando mi chiede qualche cosa, mi chiede anche a me, facendo il compositore, di fare qualche cosa con questo suono. Per me il rapporto col suono è un rapporto, nel 90% dei casi, erotico. A me piace rapportarmi al suono, toccare il suono, esplorare il suono, esattamente nello stesso modo in cui amo il corpo di una donna.